Una buona serata e bentornati a Evening News. Ancora una splendida giornata olimpica per le Olimpiadi di Tokyo per l'Italia, con particolare attenzione dopo gli splendidi ori di Tamberi e Jacobs. È arrivata oggi la splendida medaglia d'argento di Vanessa Ferrari. Dopo due Olimpiadi con tante delusioni, finalmente un argento storico a 31 anni. Il segno della rinascita per Vanessa Ferrari. A 31 anni la ginnasta azzurra, dopo quattro delusioni olimpiche fra Londra e Rio, si prese una medaglia d'argento a Tokyo di dimensioni e portata storica. Era dal 1928 da Amsterdam che una ginnasta non arrivava a medaglia. Una storia in cui il fato ci ha messo lo zampino più di una volta per Vanessa, fra infortuni ed anche il coronavirus. La gara, svoltasi nella mattinata italiana, è stata perfetta per lei. Sulle note di Ed io partirò di Andrea Bocelli, seconda e con pieno merito, battuta da un'americana oro e precedendo i bronzi di Giappone, Russia ex aequo. Martedì, importanti perdenti per pallavolo maschile e basket. Gli azzurri del volley e della palla a spicchi avranno un doppio confronto con i cugini francesi. Le gare sono ad eliminazione diretta, potrebbero dare un bivio ed entrambe vincere per cercare di cullare più a lungo possibile una medaglia olimpica, quella preziosa, ovviamente. Mimmo Siena, World News 24 Sport. E dunque le emozioni dei due splendidi ori di ieri di Gianmarco Tamberi e Maurizio Jacobs rimangono ancora vive negli italiani ed anche nelle istituzioni politiche. Emozioni e soddisfazioni anche dal mondo politico dopo la storica doppia vittoria ottenuta alle Olimpiadi di Tokyo da parte di Gianmarco Tamberi e Marcello Jacobs. Ci ha pensato prima il capo dello Stato Mattarella a mandare un messaggio dal Quirinale ricordando che chi avesse conquistato medaglie sarebbe stato ricevuto con tutti gli onori per complimenti e congratulazioni al Quirinale al rientro di tutti gli atleti, sia olimpici che paralimpici. Il premier Draghi invece ha fatto di più, ha telefonato direttamente al numero uno del CONI Giovanni Malagò, si è fatto passare i due atleti dicendo: siete stati bravissimi, vi aspetto a Palazzo Chigi. Tweet anche da parte dell'ECD internazionale azzurra Roberto Mancini, che un mese fa si è laureata campione d'Europa battendo ai rigori l'Inghilterra. La politica è bipartisan e si unisce alle grandi emozioni ottenute dai nostri atleti alle Olimpiadi di Tokyo. Addirittura la seduta del Senato è stata interrotta per dare il giusto applauso a queste emozioni olimpiche. Mimmo Siena, World News 24. Emozioni e soddisfazioni anche dal mondo politico. Ecco, scusateci, ecco, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico. Adesso veniamo a parlare della emergenza sanitaria perché i numeri oggi ci dicono che la situazione vede 25.000 ricoveri evitati e anche a novembre 2020 c'era un sistema di fasce e i reparti sono pieni al 4% e le terapie intensive al 3%. Tutto questo nell'ottica in cui il governo dovrebbe prendere una decisione importante in merito alla vicenda dei Green Pass, soprattutto sul piano dei trasporti. Proprio stasera avrà un incontro con le organizzazioni sindacali per cercare quantomeno più o meno di definire i dettagli. Per quanto concerne i numeri dell'emergenza in Puglia, oggi i dati sono diminuiti. Nel bollettino regionale dell'inizio settimana sono 66 casi, 35 nel Foggiano, 10 nel Varese, 7 nell'Abato, 5 nel Brindisino, 4 nel Salento ed 1 nel Tarantino, per un totale di casi a livello regionale di 256.255. Ed ora parliamo di cultura perché, come sapete, nel weekend che si è appena concluso, con una grande soddisfazione si è conclusa anche la 20ª edizione della rassegna Il Libro Possibile, che dalla sede storica di Polignano a Mare, per festeggiare i suoi 20 anni, per la prima volta è approdata sul Gargano a Vieste e con l'amministrazione comunale che è stata davvero in gamba nell'organizzazione
organizzare un evento nella Perla del Gargano. Di questo ne abbiamo parlato con l'assessore alla cultura, Grazia Maria Staracci. Ascoltiamo un pezzo del suo intervento durante l'edizione speciale di ieri sera, dedicata appunto a questo evento. Beh, allora le dico che la nostra è stata una versione un po', io l'ho chiamata la versione gold del libro possibile, nel senso che abbiamo progettato insieme alla direttrice artistica del libro possibile una manifestazione che non fosse insomma la ripetizione o la replica di quello che della manifestazione che si è tenuta a Polignano, ma che fosse proprio qualcosa di diverso. Quindi abbiamo utilizzato uno spazio temporale un po' più ampio, le due settimane anziché la settimana unica, spalmando quindi queste quattro giornate in due appuntamenti settimanali. Quindi gli appuntamenti sono stati appunto il 22 e il 23 di luglio e il 29 e il 30 luglio. Quindi in questa maniera sia gli ospiti che soggiornavano diciamo a cavallo della seconda e terza settimana, che quelli che soggiornavano a cavallo della ultima settimana di luglio e quella di agosto e la prima di agosto, insomma, sono riusciti ad usufruire di questo servizio, che insomma è un servizio culturale importantissimo e veramente che ci ha dato grandi, grandissime soddisfazioni, devo dire, perché Vieste è naturalmente conosciuta per le sue bellezze naturali, per il suo paesaggio strepitoso, per le insenature, le coste, 45 chilometri di costa che tutti ci invidiano, ma una volta terminata la giornata al mare, insomma, c'era sempre quel dubbio su cosa poter fare. E veniamo adesso alla pagina sportiva, ci occupiamo di calcio. Per quanto riguarda il campionato nazionale e dilettanti, c'è una prima notizia per quanto concerne l'Audace Cerignola. Dunque, sono state comunicate intanto le prime date ufficiali della stagione 2021-2022. Allora, il campionato di Serie D partirà il 19 settembre. Poi la formazione gialloblu disputerà il preliminare della Coppa Italia di Serie D il 12 settembre e la Juniores nazionale partirà il 2 ottobre. Allora, poi per quanto concerne invece la condizione legata ai ritiri, per ora non c'è una data precisa per quanto concerne la squadra maggiore, quella allenata da Michele Pazienza, ma per i giovanissimi si comincia proprio in questi minuti al campo sportivo Monterisi, poi toccherà la Juniores nazionale domani 3 agosto e poi gli allievi il 4 agosto, quindi è facile anche prevedere che per quanto concerne la squadra maggiore dovrebbe cominciare la preparazione intorno alla seconda settimana di agosto. Prima di salutarvi, dobbiamo darvi una notizia che abbiamo avuto di conferma nel corso della giornata, che siamo in grado in esclusiva di darvi. Allora, siamo in grado di darvi le conferme e le new entry dei dirigenti scolastici delle scuole di Cerignola nel Poggiano, premettendo che i nomi che forniremo e su cui abbiamo avuto conferme ufficiali prenderanno servizio dal 1 settembre. La new entry più importante riguarda l'Istituto Comprensivo di Vittorio Padre Pio, dove la nuova dirigente scolastica sarà Maria Luisa Russo, ex giocatrice di pallavolo, adesso docente. Nell'ultimo anno era all'Istituto di Istruzione Superiore Righi di Cerignola, insieme con la dirigente scolastica Maria Rosaria Albanese. Quindi la new entry è Maria Luisa Russo, che subentra a Lucia Lenoci, che è andata in pensione. Per quanto concerne invece l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Alighieri, confermato il professor Salvatore Minino. Per quanto concerne il liceo scientifico Albert Einstein, confermata la dirigente scolastica Loredana Tarantino. Poi Istituto di Istruzione Superiore Righi, dirigente scolastica Maria Rosaria Albanese, è stata confermata.
All'istituto comprensivo Carducci Paolillo, confermata Franca Pia Tarantino. Per quanto riguarda la scuola media di primo grado Pavoncelli, confermato il professor Paolo Saggese. Per quanto concerne l'istituto comprensivo Don Bosco Battisti, confermata la professoressa Pamela Petrillo. Per quanto riguarda il secondo circolo scolastico Marconi, la dirigente scolastica confermata Anna Maria D'Aurienzo. Infine, per il quinto circolo Don Puglisi, il dirigente scolastico confermato è il professor Vincenzo Martorano. Quindi queste sono le notizie e le conferme che abbiamo avuto per quanto concerne i nuovi dirigenti scolastici della città di Cerignola. Nel Poggiano di ogni ordine e grado, va detto anche che se avessimo telefonato all'ufficio scolastico regionale ci avrebbero sicuramente sbattuto la porta in faccia. Allora, abbiamo fatto di testa nostra, ci siamo riusciti e siamo orgogliosi di avervi detto tutto. Naturalmente è chiaro a tutti che qualora ci venissero date delle controindicazioni, ne terremo ovviamente conto e ve le forniremo. È tutto per questa edizione di Evening News del 2 agosto. Vi ringraziamo di averci seguito e vi diamo appuntamento con la nostra informazione olimpica domani mattina alle 8:30 con Dai Break 24 Olimpia. Grazie per l'ascolto e buona serata a tutti.